Bene, torniamo al circuito con Ettore Giovannelli con De Pasquier. Ettore. Sì, eccolo, eccolo qui, Monsieur Dupasquier, sorridente, la sua Michelin ha vinto il primo... Ecco, fa così, why not, why not? Are you not so satisfied? Well, we are satisfied because we didn't face any tire concern, any incident, wear has been lower than expected, because the temperature was very low on the ground, and so we know that we could have been much faster. We must be much faster in the future, but we will adjust a little bit our simulation, the models that we work with. When we work in Jerez in Spain in December or January, when you go back to Australia or Malaysia, it's... Let me translate. Allora, è contento, certo, ha vinto, però dice potevamo essere molto molto più veloci e lo saremo. Le temperature qui ovviamente non sono state così calde come ci si aspettava e negli test invernali in Spagna ci sono state temperature anche differenti. Adesso si vedrà in Malesia. Comunque il Monsieur Dupasquier è sicuramente molto contento di questo risultato perché anche il consumo della gomma non è stato così grande come ci si aspettava. È andato molto molto bene e quindi praticamente le gomme sono arrivate bene alla fine senza problemi di sicurezza. Allora, e adesso questo campionato come si presenta? Michelin contro Bridgestone, Ferrari contro tutti gli altri. What do you think is going to... It's very hard to say. E Ferrari contro tutti gli altri. Bisogna vedere gli altri, ma la Bridgestone e la Ferrari, un solo grande team con un solo grande fornitore di gomme, è un vantaggio o è un vantaggio avere tanti team come Williams, McLaren, eccetera, eccetera? Well, technically, if you want to, sorry, I'm speaking English. No, don't worry. If you want to understand what you are doing when you have tires on a machine in a team with a driver in the car, the result after the test is the tire is good, the tire is fast, the car is understeering or oversteering, and you don't know what comes from the tire, aerodynamic, the driver style, the chassis, and everything. Sì, dice ovviamente che non è solo la gomma un elemento a sé stante che ha un suo influsso, è tutto il complesso, soprattutto l'aerodinamica, il telaio, come le vetture usano le gomme e come i piloti anche le sfruttano. Will be Renault anyway the team to beat McLaren this year? Sarà la Renault francese come la Michelin a tentare di battere la Ferrari o ci sono anche altri team? McLaren è andata male oggi, Barr anche, Williams? Così. We think that we have several teams that will be very, very competitive. And this, not only we didn't expect, for example, Red Bull or being that fast. Williams did a very good race. So we have all those guys. Obviously, we think that Renault and McLaren are very strong, but the other team they can come. Are very here as well. Allora, merci beaucoup, ha detto ovviamente non solo la Renault e anche la McLaren che è andata bene nei test, ma anche la Red Bull oggi è andata bene e anche gli altri arriveranno a competere con la Ferrari, anche, non dimentichiamo, la Baronda. Merci beaucoup. Ettore, sì, dimmi. Ecco, se puoi trattenerlo un attimo, ci sarebbe una domanda di Cesare Fiorio. Loro si conoscono bene, per cui puoi anche portargli i suoi saluti. Cesare. Sì, Cesare Fiore would like to ask you something. I'm going to translate. Sì. Allora, innanzitutto lui ha sempre sostenuto che con queste nuove regole si può andare se si ha una macchina equilibrata. Ecco, guarda la cuffia, scusami Cesare, ti interrompo. Gli hanno sì, messo la cuffia, sentendo, per Cesare. Cui ti sta sentendo, puoi parlare in francese, però ricorda poi di tradurre in italiano sentendo, la Cesare. Domanda, grazie. Ah, allora, bonjour Pierre. Comme tu as toujours dit, on peut conduire à fond si on a une voiture bien équilibrée. Mais qu'est-ce qui va se passer en Malaisie avec des températures beaucoup plus élevées? Cesare, traduci la domanda. Allora, io gli ho chiesto, lui ha sempre detto che si può andare in pieno dal primo giro all'ultimo se si ha una vettura equilibrata. E io gli ho chiesto che cosa può succedere in Malesia con delle temperature di asfalto e di ambiente molto più elevate. Alors, la réponse est assez simple parce que le résultat qu'on a obtenu lors de cette course où la température a été effectivement relativement basse montre que on était très en dessous de ce qu'on aurait dû faire en matière de performance parce qu'il n'y a eu strictement aucune usure, les pneus ont été parfaitement constants et on peut aller avec des températures beaucoup plus élevées avec ce style de mélange. Donc on espère que pour la Malaisie, on va tirer avantage de cette expérience-là et de cette réponse en vraie grandeur de nos simulations pour être un petit peu plus agressif et peut-être un petit peu plus de la vérité, évidemment sans prendre le risque de devoir arrêter une voiture parce que les pneus seraient usés.
Sì, lui dice che effettivamente qui le temperature non sono state così elevate e pertanto non hanno neanche potuto esprimere il potenziale vero della gomma. Loro pensano addirittura di andare molto meglio con le temperature più elevate. Grazie, grazie a Cesare Fiori, un applauso a De Pasquier, sempre molto gentile con noi, grazie, arrivederci. Grazie a De Pasquier e noi torniamo... Mille.